Siamo con il professor Ernesto Galli della Loggia alla presentazione del suo ultimo libro, Speranze d'Italia. Qual è l'obiettivo di questo libro? Lo scopo del libro è quello di sottoporre ad una revisione alcuni punti nodali della storia d'Italia, suggerendo un'interpretazione un po' diversa da quella tradizionale, con l'idea appunto che per costruire un futuro del nostro paese, noi dobbiamo ricostruire anche il passato, costruire un altro passato per avere un altro futuro. Lei appunto per questa ricognizione storica parte dal Risorgimento. Perché innanzitutto il Risorgimento è stato l'inizio della storia italiana, il momento di fondazione dello Stato italiano, per meglio dire, perché il modo in cui è stato fatto il Risorgimento ha avuto un fortissimo effetto su tutto il resto della storia italiana successiva, perché lì si sono consolidate alcune caratteristiche che poi si sono via via sviluppate nella storia successiva. Il Risorgimento è stato l'inizio della nostra storia e io credo che in qualche misura noi dovremmo impegnarci per un nuovo risorgimento del nostro paese. Di fatto lei parlava poi anche di pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Per un nuovo risorgimento l'Italia di cosa necessita? Necessita di quello che lei ha detto, cioè del pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Cioè ci sono molti elementi che naturalmente porterebbero ad avere un atteggiamento abbastanza sconsolato nei confronti della possibilità del nostro paese di riprendersi e di riavviare un ciclo positivo, però appunto questo non vuol dire che invece con la volontà noi dobbiamo cercare di fare cambiare le cose, di farle andare per il meglio, quindi l'ottimismo della volontà sempre in prima linea. Quando trasciniamo con piacere, il pubblico trascina con piacere questo tipo di serate a quest'ora, significa che è gradito l'ospite, è gradito il suo aspetto intellettuale. Il numero di domande che sono state fatte erano tantissime, anche riflessioni profonde, per cui devo dire che la scelta anche quest'anno di la qualità degli ospiti è stata giusta, è azzeccatissima, quindi continueremo su quest'onda. Corrado Augias, che sarà la prossima vittima di Loreto, diciamo in questo senso, ma piacevole, e credo che sarà altrettanto gradito dal pubblico, che con attenzione ogni volta ascolta e produce insomma tutto ciò che è nel suo essere. Ernesto Galli della Loggia presenta il suo ultimo libro, Speranze d'Italia, che riecheggia il titolo di una famosa opera di Cesare Balbo. Anch'egli, superando quelli che sono gli schemi storiografici tradizionali, propone un nuovo paradigma di interpretazione dell'Italia partendo dal Risorgimento, sulla via di ciò che Gobetti disse nella sua Rivoluzione liberale. È dal Risorgimento che infatti si possono enucleare quelli che sono i tratti fondamentali dello Stato italiano, diciamo, dalla sua costruzione fino ai giorni nostri. Procede anche alla smitizzazione di alcuni luoghi comuni, come ad esempio la Resistenza tradita, il Risorgimento tradito, la piemontizzazione, o l'idea ad esempio che l'Italia sia nata con una rivoluzione. Uno sguardo diverso sulla realtà, uno sguardo che in qualche modo ci dona una prospettiva altra sul reale. Il prossimo appuntamento è per il 27 di luglio con Corrado Augias e la presentazione del suo ultimo libro. Vi aspettiamo come sempre numerosi qui a Loreto, Piazza Garibaldi, ore 21:15.